arrabbiato, col cervello un po' spostato, a Milano sono stato, scontato anche il gelato, scarrabbato, 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 or sono ritardato, c'ho il capello massacrato, con lo sguardo allucinato, non mi sono mai sposato, scarabato, 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 il mio frigo si è bloccato, col martello l'ho pestato. Se non trovo la pistola carabinieri, carabinieri, quando poi arrivo a Pisa, tolgo la divisa che mi pesa. Con passione è finita la tensione, di sparare col cannone, un, due, carabiniere, biniere, 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 blu. Grazie. Dato radio, quello che accavano gliela abbiamo dato su dei coglioni, quello che deve essere in più, come se usa quello.
Ora scusate, ciao a tutti. Avete appena ascoltato Dandy Bestia in Carabiniere Blues. Il filmato che avete visto prima è un filmato del 1978, uno dei primissimi concerti degli Schiantos, dove tra l'altro suonavano come Frigos ed erano dentro delle scatole di cartone che poi alla fine sono state distrutte. Bene, detto questo, siamo qui per parlare del libro degli Schiantos, del libro sulla loro storia. Gli Schiantos esistono da 40 anni, 40 anni sulla cresta dell'onta, come avrebbe detto Frick. Qui con me ci sono Jimmy Belafronte, altro Schianto storico. Gianluca Morozzi, che in qualche maniera è protagonista di questo progetto. Larry Arabia, che non è nell'elenco qua scritto dei nomi, ma che comunque ha avuto un ruolo fondamentale nel fare questo libro, molto più di quello di Gianluca, perché Gianluca in realtà non ha fatto quasi niente, se non metterci un po' di fantasia. Invece Gianluca ha fatto, Larry ha fatto il lavoro duro, quello proprio da sherpa, quelli... E io sono Adesso Rubini, vabbè, che da sempre in qualche maniera... Ho cercato di aiutare gli Schiantos a fare le loro follie. Quindi io farei parlare un attimo Gianluca, che ci introduce alla genesi di questo progetto. Niente, oggi i microfoni si ribellano perché anche loro odiano gli Schiantos in qualche maniera, perché gli Schiantos sono un'entità musicale da 40 anni, sono durati 32 anni più dei Beatles, tipo 35 più dei Nirvana o cose del genere, e ora c'è la rincorsa dei Rolling Stones, inevitabile, a questo punto c'è un assalto al cielo, e era bello per noi che siamo fan da sempre degli Schiantos, siamo bolognesi, siamo amanti della bella musica, era obbligatorio secondo noi fissare almeno questa prima parte di carriera degli Schiantos, questi primi 40 anni, come si suol dire, un pochino a modo nostro. Modo nostro vuol dire che, come ho fatto 10 anni fa con un altro libro, ho scatenato la macchina da guerra Larry Arabia, che ha fatto tutto, praticamente, tutto il lavoro sporco, la clacca di Larry, giustamente, riconosce il ruolo, giustamente, mentre io, da buon fighetto, nel mio divano ho scritto delle salaci parti narrative in cui ho inventato alcune cose come l'osteria segreta dove il signore dei dischi riceve gli aspiranti nuovi gruppi musicali e racconta la storia degli Schiantos come ammonimento. C'è un futuro museo del centenario degli Schiantos, in cui un'altra band vaga per le sale e ascolta voci e testimonianze, e c'è un futuro ancora più lontano, che è più complicato ancora. È una serie di cose, di follie, di interventi narrativi, di interviste, foto, memorabilia, cose storiche che chiunque sia un fan degli Schiantos o anche solo della bella musica non può non avere. Anche un bello oggettone, diciamo, anche arreda anche un po' la casa volendo in qualche maniera, e vi assicuro che, per esempio, essere un giovanotto magro e capellone, come un po' di fantasia immaginatemi qualche annetto fa, metallaro che ascoltava sul Black Sabbath praticamente, a un certo punto ho fatto un viaggio per motivi calcistici a vedere il Bologna in Coppa UEFA in Polonia, e andare con un amico in macchina da Bologna a un paese chiamato Lubin in Polonia, e l'amico ha solo gli Schiantos in macchina, ecco, ascoltare per tutto il viaggio solo gli Schiantos. C'è un momento in cui attraversi la città di Katowice, non bellissima, ma comune di Katowice, all'alba, e senti rantola ancora, e a un certo punto sei in un mondo parallelo, cioè un'atmosfera talmente surreale che sei dentro gli Schiantos, ti entrano dentro per sempre in questo modo vagamente strano. Ho risposto adeguatamente?
Perfetto, direi. Larry, io... No, adesso faccio parlare un po' te, però volevo dirti che quando ho cominciato a ricevere il materiale che tu avevi in qualche maniera raccolto, sono rimasto stupito da una cosa, come in qualche maniera, mettendo tutto in ordine, tutto tornasse. Larry ha intervistato molti dei musicisti anche più recenti degli Skiantos, sia quelli antichi, amici, persone che conoscevano gli Skiantos, i produttori, eccetera, eccetera. E nella costruzione, nello sviluppo narrativo del libro, del racconto, ognuno ha il suo spazio, riesce a raccontare quello che ha vissuto, ma appunto la cosa che a me mi ha sconvolto è stato che bene o male tutto stava in piedi, si incastrava perfettamente, come se fosse tutto un percorso logico. In realtà all'inizio non l'abbiamo pensato così. Reso onore e merito del tuo duro lavoro, il tuo punto di vista su questo libro. Allora, anzitutto chiariamo una cosa. Morozzi sta aspirando al Pulitzer con questa cosa, perché lui usa il romanzo come pretesto per raccontare la biografia, quindi è un esperimento assolutamente in linea con gli Skiantos, che... Ruberò una battuta di Jimmy Belafronte, che è una grandissima anima creativa del primo nucleo degli Skiantos. Gli Skiantos hanno avuto l'esclusiva della cialtroneria, cioè proprio. E questo esperimento qui o è una cosa geniale o è una cialtronata, che tutto torna anche qui perché sta benissimo. Sì, il racconto si è incastrato perfettamente, perché la vicenda degli Skiantos è una vicenda incredibilmente rock and roll, tanto che lo stesso Gianluca, come appassionato di fumetti, si è immaginato i grandi nemici che hanno impedito agli Skiantos di avere il successo mondiale che si sarebbero meritati molto più dei Beatles e dei Rolling Stones, tra l'altro. Quindi... Beh, io... Vuoi parlare, Andrea? Hai qualcosa da dire? No, effettivamente è una... Al di là del paragone che ha fatto adesso Larry, effettivamente viene fuori dal libro, secondo me viene fuori l'immagine di un grandissimo gruppo che non ha avuto la fortuna commerciale di tanti altri gruppi. Però se avrete occasione di guardare il libro, di leggerlo, vi renderete conto di quanto sostanza ci sia in tutto quello che hanno fatto gli Skiantos, dall'inizio con la cosa dirompente del lancio della verdura, dichiarare di non saper suonare, eccetera, eccetera, fino alla fine, dove c'è una perla assoluta dedicata a Piero Manzoni. C'è questo pezzo che si chiama Merda d'artista, dove Frick si interroga sul rapporto con l'arte. E dopo, alla fine, vedremo il video di questo bellissimo lavoro e capirete che c'è una grandissima distanza tra l'inizio e la fine, ma c'è un percorso logico di sviluppo di cose di belle che sono successe, che sono accadute a tutti. Ci sono stati tanti musicisti che hanno fatto parte degli Skiantos, tanti cambi di formazione. Adesso è arrivato anche Stefano Cavedoni, che salutiamo, un altro Skianto storico. E... Allora, io avrei voluto far vedere un video, ma quello dell'altra domenica, se ce la fai. Ok, vai. Va bene, visto che abbiamo qualche problema con l'audio, Fabio, fai uno dei pezzi più famosi degli Skiantos. Sì, c'è da dire che questa canzone, se Berlusconi fosse stato più spiritoso, poteva diventare l'inno di Forza Italia. Applausi.
Yes, Gilmour, vieni Andrea. Anche perché sei tu che la canti nel disco, quindi. Lo so, però... Bene, grazie Fabio, grazie Jimmy, anche se non hai poi mica cantato. Quello è il bello. Il microfono non va. Va bene. Allora, Fabio, volevo... Allora, intanto dietro, anche se non abbiamo sentito l'audio, vedete le immagini della prima partecipazione all'Altra Domenica, che allora era un programma cult, come si direbbe, direbbero le persone colte. E... i concerti io me li ricordo perché erano, sono stati tre concerti forse tra i più belli che io ho mai visto degli Schiantos al Teatro Uomo qui a Milano, e durante uno di questi concerti ci fu questa trasmissione in diretta con l'Altra Domenica. Fabio, tu all'inizio, una delle cose degli Schiantos che diceva Frick, portava avanti Frick e anche Jimmy, io no, gli Schiantos non sanno suonare, e tu ti sei sempre un po' ribellato a questa cosa perché era una cosa che tu ovviamente non condividevi. Come te la sei vissuta questa dicotomia? No, insomma, all'inizio era uno scherzo, quindi andava benissimo. Il problema è che poi la gente ci ha creduto davvero. Quindi dopo fargli capire che era il contrario, cioè che sapevano suonare ma stavamo improvvisando tutto, cioè non c'era nulla di preparato, abbiamo fatto un disco in una notte, cioè 12 canzoni, nessuno di noi sapeva quello che avrebbe fatto quando è entrato in studio, non c'erano nei testi, nelle musiche, nulla, per cui doveva essere così, era questo, la cialtronata era questa. Poi ci sono stati anche dei giornalisti, mi ricordo di una cosa di Bertoncelli che su Musa, che allora scrisse: è suonato troppo bene, non sono loro a suonare, perché noi eravamo prodotti da uno degli Area, da Paolo Tofani, e quindi loro pensavano che fosse qualcun altro a suonare, invece eravamo proprio noi. Così quando anni dopo l'ho incontrato, che abbiamo preso il premio alla carriera, il premio Tenco a Sanremo, e io mi sono portato dietro quel numero lì di Musa, che ce l'avevo ancora, e poi Riccardo, che cazzo di stronzate che scrivevi, vedi? E stai ancora a pensare a quella roba lì, e però era questo qui. E per cui da un po' si è sparsa la voce che non sapevano suonare, ma non era vero, ovviamente, era uno scherzo. Bene, Andrea, tu che in qualche modo hai contribuito in maniera determinante anche alla realizzazione di questo libro e ovviamente alla nascita degli Schiantos, adesso ti do il mio microfono, non ti preoccupare. Facciamo, doppiami, perché non mi doppi? vai. Naturalmente non ho capito un cazzo di quello che hai detto, e quindi procediamo. Io aprirei subito il dibattito con il pubblico qui presente, cominciando dal signore che fa le birre, al quale rivolgerei una domanda. Si può avere una birra piccola che apriamo il dibattito? Va bene, non mi ha neanche cagato, come succede sempre con gli Schiantos. Però posso comunicare qui, a fronte... È tutto scenico, non è un improvvisatore. Posso comunicare qui, a fronte di quello che dice Dandy Bestia,
che è un po' una delusione quello che ha detto. Io ero sempre stato convinto che non sapessero suonare un cazzo, invece adesso mi viene a dire che sanno suonare. Dai Dandy, cazzo, ma mi puoi demolire così? Cioè io pensavo che proprio non ci avessero, invece no, ci azzeccavano, purtroppo. Bene, perché, me la faccio da solo la domanda, perché questo libro? Non lo so. Diciamo che nel corso di questi anni avevamo sentito talmente tante cose sugli Schiantos, quello che dicono i fans, quello che dicono i giornalisti, quello che dicono chiunque dicono, tante cose che in realtà a mio modo di vedere o a modo di vedere di altri che dentro la storia c'erano stati risultavano parecchio imprecise, parecchio fuorvianti, con delle deviazioni. E quindi alla fine ti viene in mente di dire, beh vabbè dai, proviamo di mettere ordine a questa storia, proviamo di fare un percorso, ma questo prima di tutto per il nostro divertimento, proviamo di vedere se riusciamo a mettere in fila un po' i fatti, le cose, le persone, che cosa hanno sentito veramente, cosa possono, al di là di quello che dei miti che girano. Non ci siamo riusciti. Il libro è bellissimo, è pieno di cose anche sconosciute che molti probabilmente non ricordano o hanno perso. C'è la splendida fantasia di Gianluca che fa da filo conduttore a quella che è stata questa vicenda lunga ormai 40 anni. Siamo molto contenti di averlo realizzato e spero che vi piaccia. Se non vi piace, ditelo, ma non è un grosso problema, tranne per l'editore, giusto? va bene, scusate. Ma io invece, al contrario di quello che dice Jimmy, il libro l'ho voluto fare perché era ora di far capire al mondo il valore degli Schiantos, che sono sempre stati sottovalutati, sottostimati, hanno fatto un mare di caffate per essere quello che... e nel libro, se avrete la fortuna di leggerlo, le troverete quasi tutte. Di caffate ne hanno fatte veramente tante, che gli hanno semplicemente complicato la vita, insomma, non gli hanno permesso di avere quel successo che sicuramente avrebbero meritato. Però secondo me sono stati uno dei più grandi gruppi rock italiani, lo sono ancora, spero che riusciremo a fare altre cose in futuro. E il libro, come dice giustamente Andrea, se non lo vendiamo non è un problema nostro, lì comunque c'è il banchetto dove lo potrete trovare. E io volevo invece rifarmi a una parte che ha curato più Larry, che è quella di Lester Banks. C'è un percorso anche, ci sono tutte le recensioni dei dischi immaginarie, come se fossero state fatte da Lester Banks. Larry, vai. Ci proviamo. Chissà chi è stato Lester Banks, alzi la mano. Accidenti, però, insomma, ce ne sono dei conoscitori. Per tutti gli altri, Lester Banks è stato, a detta di molti, uno dei più grandi critici musicali americani, scriveva su Rolling Stones, sui giornali dell'epoca, è stato un grande drogato, ha bevuto come un assassino, è morto giovane, però quello che scriveva lui non erano delle semplici recensioni, erano dei viaggi che partivano da una cosa che non c'entrava un cazzo col disco che doveva recensire, però alla fine forse parlava anche di quel disco, quindi è stato veramente... per certi versi anche paragonabile a Bukowski. Comunque, noi ci siamo immaginati che Frick, quando è passato all'altro mondo, pace all'anima sua, la prima cosa che abbia fatto sia stata quella di andare alla reception del paradiso e di chiedere dove abitava Lester Banks, così in un modo o nell'altro gli ha fatto avere tutti i dischi degli Schiantos uno alla volta, e quindi Lester Banks per questo libro ha fatto la recensione di tutti i dischi degli Schiantos. Scusate se è poco, è una roba
No, tra l'altro l'ultima recensione si chiude con l'incontro tra Frick e Lester Banks. Frick è andato e si incontrano, e giustamente, è molto divertente, c'è un filologico anche quella cosa lì. Allora, come dicevamo, nel libro ci sono tantissimi racconti veri, di cose vissute, di sbagli, di cose belle. Credo che tra... E poi ci sono un mucchio di fotografie anche, c'è un apporto iconografico molto imponente, tante fotografie di fotografi dei tempi che siamo riusciti a recuperare. Una delle più divertenti è la copertina, quella che doveva essere la copertina di Ti spalmo la crema. C'è tutto il racconto di come doveva essere la copertina e abbiamo recuperato quella che doveva essere la foto della copertina originale, che poi invece è stata editata in altro modo. Questa, come doveva essere la copertina originale, invece era stata pensata, nella pagina successiva, falla vedere, che anche questo è molto divertente, dove si scopriva il trucco, perché questi erano gli Schiantos, non erano un gruppo normale, già allora erano gli Schiantos, e quindi questa è stata una delle cose più divertenti tra le tante. Voglio leggere velocemente, prima di guardare il video di Merda d'Artista, se qualcuno di voi non ha altro da dire. Nella quarta di copertina abbiamo messo questo testo scritto a mano da lui, colpa sua, per dirvi com'erano gli Schiantos. Il titolo è Contro Gianni Sassi e la Cramps. Immaginatevi, Contro Gianni Sassi e la Cramps. Dirlo adesso è una bestemmia, ma era anche allora. Però lui scrive, fa l'elenco degli errori della Cramps. Sbaglio sulla copertina del disco, non hanno messo il nome di Leo. Sbaglio nella pubblicità su Ciao 2001 del 39-79. Pagamento percentuale in ritardo e rendiconti falsi. Perché il 45 giri non è stato fatto? Più una pubblicità in meno su Ciao 2001. Questo era quello che girava all'interno della vita degli Schiantos. Mi sembrava molto carina. A parte che ci sono anche le pubblicità demenziali del primo periodo, e poi c'è questa frase che ha fatto sempre ridere tutti molto, sotto il nome Schiantos: 33 giri sono pochi, ve ne diamo 45, che era una cosa geniale anche allora. Allora, io direi, vai col video. Pensando a Piero Manzoni, pittore milanese ma geniale, 1933-1963, Merda d'artista.
puzza, senti quanto puzza la merda d'artista. Venne una bellezza questa cacca che spiazza. Puzza la merda d'artista, si vede una bellezza questa cacca che spiazza. Senti come puzza la merda d'artista, si vede una bellezza questa cacca che spiazza. Senti quanto puzza la merda d'artista, si vede una bellezza questa cacca che spiazza. Senti quanto puzza la merda d'artista, si vede una bellezza questa cacca che spiazza. Bene, solo come informazione vi devo dire che questo video è stato fatto dagli allievi della Scuola di Belle Arti di Bologna, dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Il bello, il bello è che... Che? Io sono il biografo. Ah! Il bello è che hanno fatto davvero una mostra con i quadri che hanno prodotto durante il videoclip. Vabbè, sì, questo... Davo per scontato. Ne hanno venduto qualcuno, chiedono, dalla regia? No, non lo si sa. Va bene, noi più o meno avremo finito. Lì nel banchetto, se volete, trovate il libro, edito da Goodfellas. Ringraziamo Jimmy Bellafronte, Andrea Setti. Gianluca Morozzi. Larry Arabia. Ovviamente Fabio Dendibesta Testoni, grazie per aver anche suonato. E... Oderso Rubini. Grazie, grazie a tutti. Noi siamo comunque qua in giro, se qualcuno vuol chiedere qualcosa, siamo qua.